Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Fortnite, signori, questo muro è abusivo, buttiamolo subito a terra prima che ci denunciano. Signori, prima di partire con questo video, anche se fra 4 secondi partirà l'autobus, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che è stato dato a questa serie e a questo al mio canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di... e seguirmi su Instagram, vi ricordo di seguirmi anche sul sito quello viola delle live, ringraziamo l'autista in tutto questo e poi che altro vi posso ricordare? Non lo so, mi servono delle pillole per ricordarvi le cose da ricordarvi che dovrei ricordarvi nel ricordarvi all'inizio del video. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo, andiamo verso i monti con Annette, anche se l'ultima volta non ci ha portato bene questa cosa, e partiamo con il video, signori. Allora, signori, l'altra volta siamo atterrati, settimana scorsa quando abbiamo giocato, siamo atterrati su questa zona di accampamento e abbiamo trovato un grandissimo fucile. Questa volta non troviamo assolutamente una cippa di nulla. C'era una cassa qua l'altra volta, mannaggia a voi e le vostre sorelle, c'è stava una cassa con un fucile bellissimo. Dove sta il mio fucile? Me date il mio fucile, mannaggia a voi. Munizioni e frecce, che me lo fa delle frecce? Dai, pigliamo questo. Quantomeno abbiamo un'arma. Piglia, ciappa. Distruggi tutto. L'ultima volta qua c'era, abbiamo trovato un... Che cos'era? Epico, leggendario. Che cazzo di fucile era? Qualcosa di straordinario. Stavolta troviamo la miseria, signori. Due fucili quasi uguali. E va bene. Purtroppo non ci capisco nulla di Fortnite, infatti mi continuate ad insultare male, ma giochiamo per divertirci, signori. E ricordiamoci che il nostro obiettivo è sempre la top 10. Se noi dovessimo sempre riuscire a raggiungere la top 10, sono già contento. Raggiungere la top 10 significa tanta roba. Allora, aspettate un attimo. Facciamo così. Questi due mi sa che sono uguali, quindi sarebbe anche inutile tenerli. Recuperiamo queste armi di qua. Frecce che non mi servono. Questi sono nascondigli o sono teletrasporti? Smetti di nasconderti. Ok, una volta ho visto... No, non devi assolutamente fare nulla. Una volta ho visto un tizio entrare dentro uno di questi e andare... Niente, qua puoi solamente fare i bisogni, non puoi fare altro. Dov'è la safe? La safe è da quel lato, perfetto. Come l'altra volta, signori. Andiamo a morire male. Ok. Scendiamo di qua, pigliamo questo. Questo è sempre la stessa. No, questa è una mitraglietta. Questa è già un po' più interessante. Ok. Ok. Io se mi butto di qua mi ammazzo male, quindi con calma, bravo, scendiamo in maniera tecnico-tattica. Dove sta la safe? La safe non è tanto lontana. Ricordiamoci, l'obiettivo, signori, è la top 10. Raggiungere la top 10 significa tanta roba, signori. Top 10 significa tanta roba. Posso entrarci qua dentro? Scusate, mi faccio... aspettate, c'è un kit medico. Piglialo. No, che cazzo la faccio? Sbaglio pulsanti. Piglia questo e leva quelli, ok. Poi qualche altra cosa che posso prendere. Quello che cazzarola è? Che è sta cosa? Scusa, ci puoi arrivare saltando. Riciclatore, raro. Ma che serve? Zaino pieno. Vabbè, lo lasciamo lì. Scrivetemi nei commenti a che serve il riciclatore raro, signori. Non lo so, lo lascio lì ed è tanta... ed è meglio così. Allora, muoviamoci verso la safe, signori. Oh cazzarola, signori, il dinosauro, ma vi immaginate? Non muoio per quelli, muoio per il dinosauro, ma vi immaginate voi? Ma porca paletta ambriaca, che problemi hai? Allora, scusate un attimo, mi ha attaccato il dinosauro, vi rendete conto? Mi ha attaccato il dinosauro. E magna da carne. Ok, abbiamo recuperato per fortuna 100 di vita, va bene così, siamo contenti di tutto questo. Qualcuno mi spiega perché ho dei segnalini sopra le armi? Non lo so, fucile improvvisato. Forse ci posso fare qualche cosa? Ricompense. Comune creazione. Con questo? No. Lascialo lì, questo. Rilascio oggetto, esamina. Creazione pronta.
Boh, signori, spiegatemi nei commenti che vuol dire creazione pronta. Abbiamo fatto fuori un dinosauro. Siamo in Jurassic Park, praticamente non siamo più in su Fortnite, però va bene, siamo in 43. Mi correggo, siamo in 42. Mi correggo, siamo in 42 perché questo mi fa più simpatia, signori. A me le mitragliette mi fanno più simpatia, non ci posso fare nulla. Sì, va bene. Ok, andiamo. Andiamo verso la safe, signori. Signori, altro animale, ma ce l'hanno con noi oggi? Ce l'hanno con noi, mannaggia a loro. Ce l'hanno. No, 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 mannaggia a te, animale di merda, mi hai fatto scoprire. Dove sta il tizio che sta sparando? No, no, non mi avrei mai, non mi avrei mai, non mi avrei mai. Bianco, bianco, come si dice? Bianco in questi casi? In questi casi si dice bianco? Mannaggia, mannaggia. Questo è peggio di me. Questo è più scarso di me. Questo è più scarso di me. E ci sto a perdere. No, 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 no. No, no, non ci sto, non ci sto. Non ci sto. Mannaggia a te, dai, così. Subito, subito, Menekit, subito. Signori, una kill ce la siamo portati a casa. Una kill ce la siamo portati a casa contro uno peggio di noi. Però va bene. Però va bene. L'importante era portarci a casa qualcosa. Portarci a casa qualcosa. E ci siamo portati a casa qualcosa contro uno peggio di noi. Va bene. Lingotti d'oro, ma non penso che ci servino. Questo fucile è bruttissimo. Questo è blu. Aspetta, questo lo prenderei al posto di questo, signori. So che mi state per insultare, ma facciamo così. Questo. La safe, mannaggia. Corri ragazzo, corri, 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 corri,
sentito, signore, me la sento proprio su per le spalle. Dai, 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 dai. Mamma, come ci siamo salvati. Mamma, come ci siamo salvati. Ok, calma, 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 calma. Dove sta la cassa? La cassa sta qua. Dammi il piccone. Dammi delle munizioni, dammi qualcosa, ti prego, perché siamo messi malissimo. La rompi, ok. Munizioni, cosa che cos'è? Forcina e fucile pesante improvvisato. Ma sinceramente non me ne faccio nulla di questi improvvisati che non servono. Cioè, non boh. Spostiamoci verso zone più interessanti, signori. Andiamo a morire verso zone più. Non abbiamo completamente armi, cioè. È impressionante. Qua si stanno ammazzando male, ma noi dobbiamo andare verso quella zona, signori. Dobbiamo avvicinarci verso la nostra morte, verso la nostra futura morte, signori. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Qua c'è una cascina abbandonata, che se vende non ci sarà nulla. È scappato, signori, è scappato. Tutto questo, la safe si sta chiudendo e noi siamo qui ancora che gironzoliamo come dei pirla. Qui c'è qualcosa, se così, veloce, rapido, indole, c'è qualcosa? Ci sarà qualcosa là sopra, ma non possiamo perdere questo tempo. Dobbiamo salvarci dalla safe, signori. Ancora la corsa contro la safe. Guardala, guarda, dai, dai che famo 2 kill. Dai che famo 2 kill. No, ho finito pure le munizioni di questo. E che cosa gli sparo con quello di lì? Sì, mannaggia a te. E alla pippa. Via, 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 via. Questo mo mi viene a prendere. Questo mo mi viene a prendere e mi ammazza male. Cioè, ma come si fa a giocare senza munizioni? Dai, non trovare nemmeno lo schifo di una munizione. Mi sono mangiato tutto. Mi sono mangiato. Tutto questo siamo rimasti in 20, mamma mia, siamo rimasti in 20. Mi sono mangiato lo schifo dell'universo. Sentono spari in lontananza. Una macchina che sta arrivando come se non ci fosse un domani. Noi che. Dove sta andando? Non ci ha cacato di striscio. Cioè, ma vero dici? Cioè, guarda, non ci sta minimamente. Non ci ha dato minimamente a re. Ma zio! Cioè, va bene che faccio schifo, ma.
veramente così. Ecco, appunto, sì. Ma io perché non mi faccio gli affari miei? Ma io perché non mi faccio gli affari miei? Dico, ma io perché sono morto con l'uomo pesce. Siamo arrivati ai 18esimi, però, signori. Siamo migliorati rispetto allo scorso video. E cercheremo di migliorare ancora di più. Cercheremo di migliorare di più. Sperando di trovare delle munizioni. Perché dico, giocare senza munizioni è impossibile. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao.